Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Algeria, militari liberano 4 ostaggi stranieri catturati dai jihadisti. Salvatore Borsellino rompe con Ingroia, contrattazioni di vecchio stampo. BNL Unipol, sentenza su Berlusconi rinviata dopo le elezioni. Liberati dai soldati 4 ostaggi stranieri catturati nell'impianto per l'estrazione di idrocarburi a In Amenas, nel sud-est dell'Algeria. Nell'operazione militare liberati inoltre 600 ostaggi algerini. Dopo un raid aereo hanno perso la vita 35 ostaggi e 15 militanti jihadisti. Salvatore Borsellino rompe con Rivoluzione Civile dopo che 3 candidati da lui proposti sono rimasti in posizioni ineleggibili. Lo rende noto lo stesso leader delle Agende Rosse. Troppe contrattazioni di vecchio stampo fra i partiti e scelte in base alla notorietà. Accolta la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi di rinviare la sentenza sulle intercettazioni nel caso di BNL Unipol a dopo le elezioni. Il procedimento, che resta sospeso sino al 7 marzo, vede l'ex premier imputato assieme al fratello Paolo. Nel giro di 3-4 anni avremo un pieno impiego di tutti i lavoratori grazie alla produzione programmata in Italia. Così l'amministratore delegato Fiat Marchionne, parlando degli impegni dell'azienda da qui al 2016, per 17 nuovi modelli e 7 aggiornamenti di prodotto. Ci sono anche funzionari ministeriali e dirigenti di aziende fra i 36 indagati nell'inchiesta della Procura di Firenze sulla TAV. Fra di loro l'ex presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, accusata di abuso di ufficio, associazione per delinquere e corruzione. Si dice orgoglioso ma anche terrorizzato per l'invito dell'ONU, Boateng, in vista del suo intervento del 21 marzo a Ginevra. Dopo i cori razzisti in Pro Patria Milan, infatti, il calciatore parlerà in occasione della giornata internazionale contro le discriminazioni razziali. Backup 1987-2012 di Jovanotti continua a guidare incontrastato la classifica degli album più venduti. Sul podio seguono Noi di Eros Ramazzotti al secondo posto e la Session Cubana di Zucchero al terzo.